Il 25 Natale si avvicina e noi oggi ci troviamo qui in Piazza del Popolo, più precisamente in via San Francesco. Tanti mercatini natalizi alle mie spalle e tante opportunità di regalo. Infatti noi oggi siamo andati a chiedere ai cittadini pesaresi quali regali andranno a fare o hanno già fatto. I regali, posso dire allora, a Babbo Natale e i nipotini ormai non ci credono più, quindi il cash. Cash è una busta con i vari cash. Invece la moglie? La moglie ha ben deciso di non farcela, perché ormai sono 54 anni che siamo sposati, poi se lei vuole qualcosa non c'è problema. Io faccio fatica a regalare un profumo, perché ho pure un brillante, quindi faccio decidere a lei. Sto finendo adesso perché sono indietro, però dai, adesso mancano pochi. Cosa ha regalato e che tipi di regali ha fatto o farà? A bambini, giochi e gli adulti, non so, vestiti, sciarpe, cappelli, solite cose che si regalano. Diciamo che non parto mai con un'idea già decisa, poi girando qualche negozio, girando anche i mercatini, si trova sempre qualche idea che ti viene all'ultimo momento, però io con i regali ho già completato l'elenco dei regali che dovevo fare. Non ne facciamo, soltanto alla figlia, alla nipotina, ma noi non li facciamo più ormai. A una certa età non si fanno più i regali. E alla nipotina si può dire quali regali ha già fatto? La nipotina no, li faccio scegliere a lei. E adesso, questi giorni, quando ho le vacanze, mi sembra domani l'altro, le dico cosa vuole e poi glielo faccio. A che punto siamo con i regali? Fatti! Sì, perché avevo paura del lockdown, quindi ho comprato tutto! Che tipo di regali? Vabbè, utili, comunque, cosa ho fatto? Libri, alimenti, anche quelli a marchigiani. Ho fatto prodotti più che altro di Guerrieri, vino e olio uguale della zona, di Cartoceto, e sempre prodotti del territorio. Quest'anno tutti i prodotti che si possono mangiare, almeno tutti utili. A lei cosa piacerebbe ricevere invece per Natale? Devo fare la letterina adesso? Un regalo al volo? Una vacanza alle Maldive? Una bella vacanza. Ormai le letterine è passato molto tempo, ma mi piacerebbe che ci fosse più serenità in tutti noi, che la gente sia più tranquilla e segua, diciamo, le regole, giusto o sbagliate che siano, secondo i punti di vista.